Disagi viabilistici, degrado urbano, scarsa illuminazione e insicurezza sono alcune delle problematiche che sono state esposte dai residenti di quartiere Giordano durante l'assemblea pubblica andata in scena all'oratorio per i nostri fanciulli. Un incontro piuttosto acceso in cui la cittadinanza ha espresso il proprio disappunto rispetto ad una serie di tematiche dibattute da tempo. Gli assessori Romagnoli, Zanacchi e Pasquali hanno ascoltato e risposto alle esigenze sollevate dagli abitanti del quartiere, presentando un progetto che prevede la riqualifica di Via del Giordano, che rappresenta, da quanto emerso, l'area nella quale sono stati richiesti maggiori interventi. Abbiamo segnalato la criticità riguardo alla riduzione della carreggiata con queste isole pedonali che sono sì di sicurezza per i pedoni, ma sono di pericolo per i ciclisti. L'amministrazione per ora ha un'idea di progetto per quanto riguarda la situazione di Via Giordano, perché come ho detto alla fine del mio intervento, due sono comunque sempre le nostre istanze storiche, la riqualificazione del quartiere e la riorganizzazione della viabilità, con l'intento di ridurre il numero delle auto circolanti in Via Giordano. I temi che sono emersi sono principalmente quelli legati alle manutenzioni, quindi parliamo di manutenzioni del verde, di manutenzioni rispetto alle strade, impianto di illuminazione e il tema di Via Giordano. Di Via Giordano, di cui stanno ancora parlando in questo momento i miei colleghi Pasquali e Zanacchi che sono con me a questa assemblea. È un'assemblea dove c'è un buon dialogo, ma che credo sia anche costruttivo perché il dialogo porta sempre chiaramente a un po' di scontri, ma soprattutto a chiarire le idee, a capire, ad ascoltarsi. Quindi l'intento di questi incontri, di queste assemblee, è quello di ascoltare i cittadini senza dimenticare il ruolo del comitato di quartiere, che comunque è un po' il trait d'union tra i residenti e l'amministrazione.